Sai, l'altro giorno stavo pensando a una cosa. Mentre guardavo la TV ed ero seduto sul divano, mi sono detto: ma sarebbe bello avere una TV perfetta per giocare e con un effetto cinema. Chissà se esiste. Così mi sono messo un po', ho dato un po' un'occhiata in giro sul web. Ho tolto la mia vecchia TV, ho lasciato un vuoto sul muro e adesso credo che vada riempito. E quindi ho preso questa. Qui parliamo della serie C64 della TCL. Allora, divertiamoci e cominciamo a spacchettare. Come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace sotto questo video se vi piacciono queste recensioni con questi bei prodottini interessanti. E vi invito anche a iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Più in là, quando vedrete il risultato finale, ci tengo anche che mi facciate sapere la vostra qua sotto nei commenti. Mentre continuo ad estrarre cose, volevo anche parlarvi di TCL. TCL è una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo ed è famosa per la creazione di elettrodomestici straordinari come soundbar, condizionatori, frigoriferi, lavatrici e altro ancora. Telecomando, cavo d'alimentazione, manuali vari e i piedi, quindi mettiamola in piedi. E voilà, eccola qui in tutto il suo splendore. Veramente bella. Devo dire che lo spessore è anche piuttosto contenuto, cosa che può essere molto interessante, la possibilità di regolare lo stand in due posizioni diverse. Si può mettere più largo così come lo abbiamo messo noi adesso, oppure si può mettere anche a questa altezza ed è molto comodo se abbiamo dei mobili più piccoli, quindi ci consente di essere posizionata anche su mobili di dimensioni ridotte, il che è davvero ottimo. Adesso ci accingeremo a smontare lo stand e a posizionare la TV sul muro proprio dove vi ho mostrato all'inizio e fare un primo test di accensione. Però, prima di fare tutto ciò, devo comunicarvi una cosa che vi farà sicuramente molto piacere. Quello che volevo dirvi è che a breve ci sarà l'offerta dell'Amazon Prime Day e sentite qua. Pensate che il prezzo per questa serie di TV, quindi la TCL C64, partirà da 339 € su Amazon, cioè una cosa pazzesca. Il momento migliore dell'anno per fare questo acquisto. Vi lascio comunque tutti i link qua sotto nella descrizione, ma adesso è arrivato il momento di montare questa amichetta. La televisione è stata montata sulla parete. Pronti a vedere il risultato finale? Ecco qui. Qui sul divano e direi che è arrivato il momento di fare la prima accensione di questa fantastica TV. Allora, sono molto curioso di vedere la qualità dell'immagine perché qui ci sono tutti i presupposti per un rapporto qualità-prezzo davvero molto interessante. Innanzitutto, qui abbiamo anche Google TV, quindi abbiamo tutte le varie comodità del caso, questo fa sicuramente la differenza. Altra cosa interessante sotto questo aspetto che abbiamo è Google Meet, che ci permette di fare le nostre videochiamate a tutto schermo ed è una cosa sicuramente molto carina. Come potete vedere da qui abbiamo anche HDR 10 Plus. Tanta robetta e guardando questi primi video, facendo questa, dando questo primo sguardo iniziale, devo dire che è veramente una bella robetta. La TV è dotata di pannello con tecnologia QLED che riproduce immagini dai colori brillanti e intensi, offrendo così un'esperienza visiva super immersiva. Questo è sia ottimo per guardare i nostri film che anche per giocare. Ma riguardo l'aspetto del gaming, beh, ne parleremo tra poco perché ho una sorpresina, una cosuccia molto interessante da dirvi. Ma quali sono le altre qualità di questa TV? Ok, ragazzi, siamo venuti qui al Taj Mahal perché dovevo assolutamente farvi vedere che. No, in realtà non è vero, questo è un video, ma volevo farvi vedere che la qualità di questa TV è veramente impressionante. Cioè, ti immerge letteralmente nelle immagini. Questo grazie al Dolby Atmos, al Dolby Vision, all'HDR 10 Plus, alla grandezza dello schermo. Il tutto dà come risultato un'esperienza cinema veramente
profonda e immersiva. Altra cosa che sono sicuro farà piacere a molti appassionati dello sport, delle automobili, ma anche di film d'azioni, paradossalmente, è la tecnologia di cui è dotata questa TV, ovvero il Motion Clarity, il che rende tutte le immagini in movimento molto più fluide, riduce le scie di movimento e le rende molto più godibili e chiare ai nostri occhi. Quindi fa davvero la differenza quando vediamo appunto film d'azione oppure stiamo vedendo qualcosa legato al mondo dello sport magari. Altra cosa interessante: quando ci siamo stufati per esempio di guardare la TV, premiamo il pulsante Home, accediamo alla schermata della Google TV e possiamo anche premere un comodo pulsante sul nostro telecomando e utilizzare anche i comandi vocali, chiedere per esempio com'è il tempo oggi. A Roma oggi ci sarà il sole, con una massima di 30 gradi e una minima di 17. Sì, direi che fa caldo. In realtà non c'è nemmeno bisogno di premere il pulsantino, perché se noi diciamo ok Google, che ore sono? Sono le 15:56. Come vedete funziona perfettamente, possiamo chiederle di alzare il volume, insomma di tutto e di più senza nemmeno dover premere il pulsante. Quindi se ci dimentichiamo il telecomando sotto la TV possiamo comunque stare tranquilli. Però aspettate, adesso ve lo dico io che ore sono, è l'ora di giocare alla play e mostrarvi un'altra funzione di questa TV che fa davvero la differenza. Guardate qua che robetta. Allora, intanto qua abbiamo un'immagine che, come potete vedere da qui, è in 4K 60Hz HDR10 Ultra HD, insomma è veramente perfetta e vi assicuro che dal vivo è davvero una goduria giocare così, e penso che il mio videomaker ve lo può confermare. Certamente. Vi faccio vedere il surplus, la cosa in più che fa veramente la differenza. Andiamo nelle impostazioni, scorrendo in basso, guardate qui, se andiamo su sistema, scorriamo ancora più giù, troviamo una funzione che si chiama direttore di gioco. Adesso, abilitando Game Master, avremo la qualità del gioco nettamente migliorata. Abbiamo anche una modalità automatica a bassa latenza che permette appunto di ridurre la latenza al minimo e può essere molto utile in giochi di corse o anche negli FPS, una cosa che fa davvero la differenza. Come potete vedere dall'indicatore che abbiamo inserito sullo schermo, in questo momento siamo a 60 FPS, ma vi faccio vedere la chicca che vi anticipavo prima. Questa TV infatti ha una funzione molto interessante che, ad esempio, in questo gioco ci dà la possibilità, guardate ora che succede, di raggiungere i 120 Hertz. Che significa questo? Beh, guardate un po' qua l'indicatore là sopra, abbiamo praticamente raddoppiato gli FPS. Quindi abbiamo fatto uno switch dai 4K al Full HD, ma in compenso abbiamo raddoppiato gli FPS. Questa cosa è di fondamentale importanza per giochi dove la fluidità dell'immagine è tutto, ad esempio sparatutto quali Overwatch, ma anche magari Fortnite, giochi di corse. Insomma, è una cosa utilissima davvero in tanti giochi diversi. Vi assicuro che dal vivo fa davvero la differenza sta cosa, e nel gaming fa molto ma molto piacere. E pensare che in tutto questo abbiamo anche una TV con questa qualità che funziona in tanti campi, con una qualità dell'immagine veramente eccelsa, tanta roba. Altra qualità della TV è anche l'audio, in realtà, perché si sente molto forte, anche molto bene in realtà. Altre funzioni molto interessanti della TV le troviamo nelle impostazioni. Infatti guardate qua, se andiamo su display e audio, abbiamo le impostazioni intelligenti che, grazie all'intelligenza artificiale, come in questo caso con l'immagine, permette di adattare l'immagine appunto al contenuto che viene mostrato sulla televisione per dare la resa migliore possibile. E lo stesso si può fare in realtà anche con l'audio. Abbiamo perfino il volume adattivo, guardate questa cosa, attiviamolo adesso. Attraverso il microfono viene rilevato il suono ambientale per la miglior resa possibile anche poi del volume, così che non venga sparato a palla in alcune situazioni, come spesso accade per esempio con i film horror che ci fanno prendere bei colpi. Abbiamo anche una modalità sport che possiamo attivare per migliorare la qualità dei programmi sportivi, e come vi mostravo prima abbiamo anche una modalità dedicata interamente ai giochi, molto molto comoda. Comunque possiamo regolare anche l'immagine in base a quello che
vogliamo guardare, film, cinema, gioco, sport. In generale abbiamo veramente un sacco di impostazioni per sfruttare al meglio la nostra televisione. Ed eccoci arrivati alla conclusione di questo video. Che cosa dire? Beh, io sono molto soddisfatto perché il rapporto qualità-prezzo si tratta di una TV veramente interessante. Se foste interessati potete trovare la serie TCL C64 dai 43 fino agli 85 pollici, quindi dimensioni veramente grandi. E pensate che invece la serie TCL C84 può arrivare perfino a 144 Hz, che uniti alla qualità della televisione, beh, devo aggiungere altro. Comunque, si tratta di una TV veramente versatile, adatta, come avete visto, a qualsiasi tipologia di contenuto, dai videogiochi al cinema, alle serie, alle partite di calcio. E a proposito di questo, come vi dicevo prima, ci tengo a ricordare che TCL è partner ufficiale della nazionale italiana di calcio, quindi è sicuramente un valore aggiunto. Detto questo, io vi invito nuovamente a cliccare nel link qua sotto nella descrizione per non perdervi l'offerta degli Amazon Prime Day per accaparrarvi questa TV, perché è veramente eccezionale, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Fatemi sapere anche la vostra qui sotto nei commenti, vi invito a lasciare anche un bel mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo con la prossima connessione.